Amici 2023, sondaggi sul vincitore finale, domina e straccia Angelina, crolla Wax. Chi sarà il vincitore di Amici 2023? Chi si porterà a casa il titolo di trionfatore di questa 22esima edizione del talent show Mediaset condotto da Maria De Filippi? Mancano ormai pochissime settimane al gran finale di questa fortunata stagione del talent che, ancora una volta, ha saputo imporsi dal punto di vista Auditel. I sondaggi sul vincitore spopolano in rete e sui social, al momento, in testa alle preferenze spadroneggia il giovane Mattia Cenzola. Nel dettaglio, l'appuntamento con il serale di Amici 2023 si avvia verso le battute conclusive di questa edizione, domenica 14 maggio andrà in onda la nona e ultima puntata di questa edizione, durante la quale ci sarà spazio per la proclamazione del vincitore assoluto di quest'anno. A scegliere il nome del trionfatore sarà il pubblico da casa che, anche questa volta, sarà parte attiva nella serata finale e potrà decretare il vincitore assoluto del talent show Mediaset. A differenza di quanto è accaduto e accadrà nel corso delle prossime puntate, non sarà più la giuria ad avere voce in capitolo, bensì il pubblico sovrano, che quest'anno sui social non sta gradendo affatto alcune scelte fatte dai giurati. Chi riuscirà ad essere il vincitore assoluto di Amici 2023? I sondaggi social spopolano in rete. Al momento, vedono in testa il giovane Mattia Cenzola. Il ballerino del team guidato da Raimondo Todaro continua ad essere il più amato dal pubblico del talent show, tanto che potrebbe riuscire ad avere la meglio al televoto finale di quest'anno e portarsi a casa non solo la coppa ma anche il montepremi finale di 150.000 euro, messo in palio dalla produzione. La vittoria di Mattia, nei sondaggi web, al momento ottiene il 45% delle preferenze e con questo risultato il ballerino riesce a stracciare la seconda super favorita di questa edizione, Angelina. La cantante del team guidato da Lorella Cuccarini si piazza al secondo posto della classifica sul vincitore di Amici 22 con quasi il 19% delle preferenze, ben distante quindi da Mattia. Terza posizione per Isobel, l'allieva della prof Alessandra Celentano che al momento ottiene solo il 10% nella classifica sul trionfatore del talent show. Quarto posto per il super criticato Cricca che, al momento ottiene il 9% dei voti a suo favore nei sondaggi social. Calano, invece, le quotazioni a favore di Wax che nel corso delle ultime settimane, complici anche i giudizi poco entusiasmanti della giuria, ha perso consensi e al momento si ferma al 6%.